Benissimo. Bene. Ciao a tutti. Ragazzi, ciao. Oggi prendiamo in esame lo spostamento del peso. Come e quando dobbiamo andare a spostare il nostro famoso peso per arrivare a caricare la palla col massimo del peso del nostro corpo al momento dell'impatto. Prendiamo in esame questo swing di Marco e andiamo a vedere insieme al body track che cosa è successo esattamente. Quindi nella parte sinistra vediamo il piede sinistro, qui questo è il piede destro, e adesso andiamo a vedere quel puntino bianco che è il centro di pressione, come ha esercitato, come ha lavorato il peso di Marco sul terreno. Quindi andiamo nel backswing e il peso si carica verso destra. Ora, la cosa importantissima da capire... E questo, ragazzi, è veramente molto importante, perché è un po' un misunderstanding questo. Esattamente, no? Esattamente. Il peso a sinistra ci va adesso, quando Marco sta iniziando la discesa. Addirittura... Questo è eccezionale, ma sarebbe meglio addirittura ancora prima. Quindi, quando arriviamo all'impatto, addirittura, il peso è sempre a sinistra, ma sta quasi tornando indietro, perché il massimo del carico è stato prima dell'impatto e poi c'è una restituzione del terreno e lì riusciamo a scaricare il massimo della potenza per poi arrivare completamente a sinistra sul finish, dove andiamo addirittura sul tallone sinistro. Quindi, ritorniamo al punto chiave. Questo è il punto chiave dello swing, dove andare a trasferire il peso, dove questo, andare, ragazzi, a caricare il peso. È la transition, no? Quella che facciamo vedere anche durante l'utilizzo dei K-Vest, no? Il momento fondamentale dove il bacino deve partire e spostare il peso a sinistra. Questa è una parte importantissima. Dal punto di vista del body track, una cosa utile che possiamo anche vedere è come muoviamo il peso, perché questa linea blu, ragazzi, che rimane qua, vedete che è dritta, cioè va all'indietro, un attimo, esatto, e qui in avanti quando riparto ricreo una linea abbastanza dritta. Ecco, questo sta a significare che il mio peso si muove all'interno dei piedi in linea, quindi il più delle volte sta a significare che il bastone arriva su una traiettoria abbastanza dritta, cosa che vogliamo soprattutto con un ferro corto. La cosa interessante che potremmo andare a vedere attraverso body track e utilizzando poi questo sistema è che, spostando il peso dal tallone alla punta, dalla punta al tallone, in determinati modi possiamo anche andare a lavorare sulla palla col fade e col draw, e questo nei prossimi video vi faremo vedere come fare per ottenere un effetto lavorando anche sul peso. Esattamente. Bene, alla prossima. Ciao.